Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con Asso Camere Estero, Your Italian Hub e Italy. Oggi nuova puntata di OK Italia Parliamone per mettere a confronto Italia e Stati Uniti. Nostro ospite per parlare di food ed hospitality negli USA abbiamo Gianfranco Sorrentino, che è presidente dell'organizzazione non profit Gruppo Italiano. Benvenuto Sorrentino. Grazie, buongiorno. E oltre a Gianfranco Sorrentino, con me la mia compagna di viaggio in questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, Editor in Chief di Italy Network. Benvenuta anche a te, Letizia. Buongiorno a tutti, di nuovo da una giornata nevosa a New York. Nevica sempre, ovviamente. Prima o poi splenderà il sole, Letizia, bisogna solo avere un pochino di fiducia, ma iniziamo a presentare il nostro ospite di oggi, Gianfranco Sorrentino, quindi iniziamo a raccontare ai nostri ascoltatori chi è Gianfranco Sorrentino. Bene, Gianfranco Sorrentino ha un'esperienza di quasi 50 anni nella gestione di ristoranti, strutture, tra cui ricordiamo addirittura anche il Quisisana Hotel a Capri, il Dorchester a Londra, il Four Seasons Hotel a Tokyo, il Beach Restaurant a New York. E nel 1990 apre il suo primo ristorante, il 7 MoMA, proprio al Museo di Arte Moderna di New York. E questo è stato il primo di una lunga serie, tanto che oggi Sorrentino è tra i più noti ristoratori italiani d'America, è attualmente proprietario di Caffè des Artistes, il Gattopardo e l'ultimo nato nel 2014, se non ricordo male, Mozzarella e Vino. Bene, la dedizione e la passione per il settore dell'ospitalità e della cultura culinaria italiana lo hanno anche portato a rilanciare, dopo circa un 10 anni di stallo, la missione del gruppo italiano di cui ha assunto la presidenza. Gruppo Italiano, ricordiamo, è un'organizzazione no profit che promuove i prodotti italiani genuini, la cultura culinaria attraverso un'educazione, attraverso uno scambio di informazioni continua tra i ristoratori, i produttori, gli importatori, tutti quelli che sono membri appunto di Gruppo Italiano, ma anche con la stampa, le scuole di cucina e in generale tutti quanti hanno una seria passione per l'autentico cibo e vino italiano. Possiamo ben definire quindi, Gennaro, che sei un ristoratore, sei un nostro ambasciatore del buon vivere italiano e hai vissuto in prima persona la storia della ristorazione italiana negli Stati Uniti. Perché dal tuo primo ristorante a New York a oggi vorrei sapere come è cambiato l'approccio degli americani verso i prodotti e verso la cultura culinaria italiana. Beh, quando sono arrivato qui negli Stati Uniti, la cucina italiana era fatta da immigranti usando prodotti locali. Quindi il primo passo è stato quello di far arrivare qui in America i prodotti originali, i prodotti genuini, perché la cucina italiana è una cucina semplice fatta da eccellenze. I prodotti devono essere non solo gustosi, ma freschi e sani. Quindi il scopo principale era far arrivare i prodotti italiani originali. Poi dopo sono venuti molti chef perché hanno visto che l'America poteva essere un buon investimento a livello di business. Abbiamo avuto negli anni 80 molti chef che sono arrivati in America e quindi hanno portato quella ventata nuova, quella cucina contemporanea italiana. Uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare pre-Covid, ma anche ora post-Covid, come gruppo italiano, invece è la mancanza di personale qualificato che possano prendere parte nei nostri ristoranti. Purtroppo le scuole culinarie americane sono molto buone, preparano i ragazzi abbastanza bene, però li preparano sulla cucina cinese, la cucina giapponese, la cucina francese, la cucina italiana. Quindi questi ragazzi, quando escono dalle scuole, sono bravi a interpretare tutto, però non sono bravi a interpretare autenticamente una cucina. Quindi si sentono liberi di, come diciamo in America, mix and match ingredienti, prodotti, tecniche, eccetera. Quando noi prendiamo ragazzi dalle scuole, dagli istituti culinari, il mio chef che è del Cilento, la prima cosa che dice ai ragazzi, dice: ora dimentica tutto quello che ti hanno insegnato, iniziamo da zero. Quindi ne stiamo cercando col gruppo di appunto non solo
promuovere la cultura culinaria italiana, ma insegnare che cos'è il prodotto, cos'è il modo italiano di interpretare il prodotto, il gusto italiano di accoppiare i prodotti insieme. E siamo molto contenti perché a tuttora siamo riusciti a lavorare di nuovo pre-Covid, perché da quando è successo il Covid purtroppo tutte le classi sono state sospese. Abbiamo lavorato con la New York University, con la St. John's University, con l'Istituto Culinario, eccetera eccetera. Quindi stiamo facendo un bel lavoro e speriamo nel futuro di poter avere ragazzi che escono da queste scuole che non solo scelgono di cucinare italiano, ma scelgono di cucinare usando prodotti italiani. Vorrei dire una cosa per spiegare agli italiani. Portiamo, diciamo, un italiano dentro un ristorante italiano in America. E non tutti non sono italiani, molti hanno anche dell'ottimo cibo, ma c'è qualcosa in più che di cui lui vuole parlare e che secondo me è molto importante. Parliamo dell'esperienza, l'esperienza italiana che viene riproposta all'interno di un ristorante italiano. Non riguarda solo il cibo, è l'atmosfera che lui riesce a proporre. Ci dici qualcosa di più? Perché questo aspetto è molto importante. Sì, questa è l'ospitalità. L'ospitalità, devo essere sincero, gli italiani hanno qualcosa di innato verso l'ospitalità, cioè ce l'abbiamo nel cuore, non nella mente. Quando assumiamo il personale, non guardo solo il grado di professionalità, ma guardo altre cose. Guardo l'attitudine che ci hanno verso il lavoro, l'attitudine che ci hanno verso il cliente, di capire di fare gli interessi del cliente, perché facendo gli interessi del cliente facciamo i nostri interessi. Capire il grado di voler accontentare il cliente. Questo fa parte di quello che io dico l'ospitalità, dal momento che il cliente viene, ci dà il cappotto, al momento che va via e gli ritorniamo il cappotto e gli diciamo buonanotte. Questo è quel package che sinceramente noi italiani siamo molto bravi ad offrire. Vediamo sempre prima della pandemia, un anno fa, qual era lo stato del settore food e hospitality negli Stati Uniti d'America, New York e come il resto, diciamo, degli Stati Uniti? Guarda, prima della pandemia in America c'erano circa 660.000 ristoranti, di cui 100.000+ erano ristoranti italiani. Abbiamo perso un quarto, forse un terzo dei ristoranti, e molti altri chiuderanno perché ormai le condizioni sono abbastanza negative. Solo a New York abbiamo perso circa 200.000, tra i 200.000 e 300.000 posti di lavoro nell'hospitality industry. Vorrei far notare, perché noi abbiamo diversi contatti con le istituzioni e con le autorità, eccetera, che la filiera sta iniziando a perdere, nel senso, se i ristoranti italiani chiudono, i ristoranti italiani non compreranno poi dall'importatore e distributore i prodotti italiani, e importatori e distributori non compreranno dai produttori i prodotti italiani. Questo quindi è un danno che va a tutta la filiera e all'economia italiana. Quindi dimmi. Prego, prego, Gianfranco, poi ti chiedo una cosa proprio al riguardo, finisci il concetto. No, e quindi noi stiamo cercando di lavorare con le istituzioni, con l'Italian Trade Commissioner, eccetera, per poter aiutare i ristoranti italiani in questo momento di bisogno. Siamo stati decimati, lavoriamo in delle condizioni disastrose, sai, come solo l'outdoor, poi solo il delivery e pick up, ora al 25%, poi a dicembre ci hanno chiuso di nuovo. Devo dire una cosa, diciamo, a favore sia della Past Administration che di questa, che il danno è stato percepito dalle autorità ed hanno infuso dei capitali, questo nel maggio dell'anno scorso, per aiutare i ristoranti, questo famoso PPP Funds.
ed un nuovo piano dovrebbe essere approvato dalla nuova amministrazione in un paio di settimane. Fondi che saranno poi fondi a fine perduto, così, che saranno poi usati dai ristoranti, 60% per pagare gli impiegati, così possiamo mantenere la nostra forza lavorativa, e il 40% saranno poi impiegati per l'affitto, le spese di gestione, eccetera. Ecco, Gianfranco, prima parlavi dell'importanza anche dei prodotti, della qualità. Chiunque di noi oggi va a New York e sa che può realmente con facilità mangiare veramente italiano. Questo purtroppo non succede in tutti gli Stati Uniti d'America, perché spesso e volentieri si pensa di andare in un ristorante italiano, o meglio di mangiare prodotti italiani, ma purtroppo ricordiamoci la piaga molto importante dell'Italian sounding. Bene, ti chiedo quanto è importante riuscire anche a comunicare la genuinità dei prodotti italiani che ci sono nei nostri ristoranti. È molto importante, specialmente nei centri, diciamo, nelle grosse città come New York, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Chicago, dove la gente viaggia, è abituata ad andare in Italia o in tutto il mondo e sa che cos'è la cucina originale. Quando ritorna in America e viene a mangiare nei nostri ristoranti, vorrebbe riassaporare quei gusti che hanno conosciuto in Italia. Quindi è molto importante. Cosa facciamo noi? A prescindere, noi professionalmente cerchiamo di trovare i migliori prodotti possibili tramite i nostri importatori e distributori. Cerchiamo di educare il cliente su determinati prodotti, dando la filiera, da dove viene, come è fatto, chi è il produttore. Questo fa sì che poi il consumatore, in questo caso i nostri ospiti, sappiano da dove li prendiamo questi prodotti, come sono fatti, perché? Perché poi il prodotto italiano costa un po' di più e dobbiamo spiegarlo, un prodotto che costa più, un po' di più perché è regolamentato, non è solo delizioso ma è anche sano, come diciamo qua, healthy and safe, quindi quando mangi italiano mangi bene, mangi sicuro e mangi healthy. Quindi c'è un aspetto, diciamo, educational e molto importante del cliente, del consumatore. Oh, certo, assolutamente. Noi spendiamo molto tempo educando prima noi stessi e quindi il mio personale, i miei collaboratori. Ogni giorno noi facciamo, nel momento prima che apriamo, sia per il lunch che per il dinner, facciamo un 15 minuti di briefing dove facciamo assaggiare i prodotti nuovi al nostro personale, dove chiediamo al nostro personale da dove viene questo prodotto, perché è così, perché è questo modo, come lo spieghi al cliente. Ci reputiamo professionisti e ci reputiamo educatori, non solo della cucina ma del modo italiano. A me non piace quando vado in un ristorante e il cameriere, che ne so, io ordino una pasta e poi gli chiedo cosa mi suggerisci per secondo, un risotto. Purtroppo succede ancora, e quindi voglio far capire ai nostri camerieri il modo italiano anche di mangiare, perché è così sano, perché alterniamo carboidrati, proteine, eccetera. Ecco, un altro aspetto importante. Una curiosità che mi veniva proprio sentendo ora Gianfranco, Letizia. Noi sappiamo che in Italia abbiamo una tradizione culinaria veramente immensa, perché ci sono delle specificità che sono tipiche di ogni regione ha la sua eccellenza. Bene, eccellenza data anche da prodotti ovviamente che sono spesso anche autoctoni di quei determinati territori. Ti chiedo quanto oggi in un ristorante italiano è possibile, a New York ovviamente, gustare le singole pietanze tipiche delle varie regioni, o bisogna sempre ricercare il ristorante italiano ma abruzzese piuttosto che pugliese, piuttosto che lombardo, piuttosto che marchigiano? Hai fatto una domanda molto interessante, perché la cucina italiana è una cucina regionale, anzi direi proprio di città, perché da città a città può cambiare completamente. Però
Dobbiamo essere anche degli entrepreneur, dei business people, quindi dobbiamo capire che in America la cucina italiana è vista come cucina italiana. Quindi nei ristoranti potrai trovare il pesto genovese, potrai trovare la cotoletta alla milanese, potrai trovare il couscous con i frutti di mare siciliano. Cioè quando si intende cucina italiana, qua in America si intende una cucina che copre tutto il territorio italiano. Detto questo, oggigiorno se vuoi fare una cucina regionale a New York e nelle grosse città, lo puoi fare perché trovi tutti gli ingredienti, prodotti necessari per fare la cucina regionale. Se non usi l'olio d'oliva italiano è perché tu non lo vuoi usare, perché ci sono probabilmente 350 tipi di oli d'oliva differenti, se non migliaia di oli d'oliva differenti. Nelle stagioni trovi le puntarelle che mio cugino a Roma non riesce a trovare certe volte, trovi la botarga, trovi le mozzarelle di bufala del Cilento, di Aversa e della Puglia. Quindi questa è l'America, quindi è solo una questione di soldi, nel senso con i soldi puoi trovare tutto, il meglio del meglio. Il peggio del peggio è quello che c'è tra il meglio e il peggio. Senti, vorrei ritornare alla pandemia e alle difficoltà che avete dovuto affrontare, perché il settore della ristorazione è un settore, diciamo, che va bene, però con delle grandi difficoltà, e le aveva già prima della pandemia. Allora volevo un pochino che tu ricostruissi il periodo da marzo fino ad oggi. Quali sono le scelte che avete dovuto fare? Beh, prima di tutto il 16 marzo il governatore Cuomo, che tra parentesi è un nostro cliente eccetera eccetera, ci ha avvisato che dovevamo chiudere, quindi dal 17 marzo abbiamo completamente chiuso le nostre attività. L'unica attività permessa era il delivery e il pick up. Ristoranti solo con delivery e pick up, se non sei un fast food non ce la puoi fare. Quindi ci siamo trovati a dover licenziare tutti i nostri collaboratori. Noi avevamo a febbraio sul libro paga 195 persone, abbiamo dovuto licenziare tutti quanti. Qua in America, come sai, la health insurance è privata, non è statale, quindi abbiamo mantenuto l'health insurance per tutto il nostro personale. Poi siamo riusciti e abbiamo completamente cessato tutte le attività. A agosto ci è stato permesso di aprire inizi di corso solo con l'outdoor, quindi tavoli fuori. Poi dal 17 agosto abbiamo aperto anche all'interno al 25%. Chiaramente l'outdoor durante il periodo estivo era abbastanza facile, se posso dire così, tavoli fuori, ombrelloni, eccetera. Poi nel momento del periodo invernale, quando a New York fa meno 7, meno 8, diventa molto molto difficile, ma non solo per i clienti ma anche per il personale. Abbiamo dovuto comprare delle veste antivento, sciarpe, cappellini. Abbiamo dovuto rifare il menù, un menù che il cibo dalla cucina poi fuori rimanga caldo, quindi tutti gli accorgimenti. Per quanto riguarda poi il menù da asporto, la stessa cosa, abbiamo dovuto fare un menù che si presenta poi a clienti in un certo modo. Io non sono mai stato un fan del delivery, specialmente per i prodotti italiani. Cioè penso che se faccio una pasta, ti arriva a casa fra 20 minuti, poi te lo metti nel microwave al riscaldare, poi dopo non so cosa ti mangi dopo. Però ci siamo dovuti organizzare, abbiamo rivisto il menu, abbiamo rivisto i prodotti che potevamo usare, abbiamo rivisto il packaging e abbiamo iniziato a promuoverlo via social e via press, eccetera. Siamo stati poi di nuovo chiusi a dicembre, nel periodo che aspettavamo di fare più business, per essere poi abbiamo riaperto circa 2 settimane fa per San Valentino. Il nostro modo di fare business è cambiato, però vorrei un poco allargare questo concetto. Quando tu hai detto che il restaurant business era un business che già presentava delle problematiche, è verissimo. Io parlavo prima degli istituti culinari. Come sai, qua in America gli istituti culinari costano soldi, decine e decine di migliaia di dollari per corso. Cioè questi ragazzi che vanno negli istituti culinari si trovano dopo 3 anni con migliaia di dollari di debiti
ed entra in un mercato del lavoro dove il primo lavoro ti paga $15 l'ora, cioè il minimum wage. E questo deve cambiare, non è possibile, non regge. Come dicevo prima, il cibo costa, bisogna educare gli americani e far capire che il cibo buono costa, quindi dobbiamo allocare dei soldi più verso il cibo buono, per qualche cosa che mettiamo dentro il nostro corpo, che invece spendere soldi per qualche cosa che mettiamo sopra il nostro corpo. Cioè deve cambiare proprio un concetto mentale, lo dobbiamo fare dalle scuole, dobbiamo iniziare a inculcare quest'idea agli studenti, che bisogna spendere di più perché quello che mangiamo è quello che poi siamo. E se abbiamo tante malattie, purtroppo è perché abbiamo una dieta sbagliata, prodotti fatti male, prodotti pericolosi e nocivi. Ed è questa la bellezza dei prodotti italiani, come dicevo, costano un po' di più, ma sono gustosi, deliziosi, sani e healthy. Tu hai parlato di delivery, di asporto, quindi quanto questo aspetto, questo modo di fruire il cibo, diciamo, condiziona un pochino anche il lavoro dei ristoranti di qualità oggi? Beh, se parliamo dei ristoranti stellati, sono chiusi, tutti chiusi, e non apriranno per un po', perché dare quell'esperienza da ristorante stellato, darlo fuori o darlo con un delivery, un asporto, è impossibile. Non puoi dare quella sensazione, quell'esperienza culinaria. Per quanto riguarda gli altri ristoranti, tutti quanti cercano di creare quell'esperienza che il cliente può avere a casa, di trasmetterla consegnando un piatto così a casa, ma è molto difficile, molto molto difficile. Non puoi creare la stessa esperienza. Poi un'altra cosa importante, io penso che questo business si riprenderà subito, perché la gente ha voglia di uscire, ha voglia del rapporto umano con il maître d', con il cameriere, voglia di vedere gente intorno, piatti che girano, bottiglie di champagne che si aprono, bottiglie di vino. Io ero pochi giorni fa nel mio ristorante, mi sono seduto a mangiare qualcosa e quel rumore delle ceramiche, dei piatti, dei bicchieri, delle cose, mi ha messo un'allegria, una positività addosso. Io penso che nel giro di 2-3 mesi vedremo che New York riprenderà e alla grande pure. Ecco, Gianfranco, una cosa importante, parlavamo prima del delivery, giustamente Letizia ti faceva delle domande al riguardo. In Italia tanti grandi chef, molti ristoratori, ristoranti stellati anche, si sono attrezzati, perché come dicevi giustamente tu, il delivery è una cosa che funziona, ma può funzionare per il fast food, ma non per un ristorante di una certa qualità, dove c'è l'esigenza che il prodotto arrivi caldo sulle tavole di coloro che vogliono gustare quei prodotti di qualità. In tanti si sono attrezzati organizzando dei kit, dei box che praticamente arrivano a casa, all'interno delle quali ci sono gli ingredienti necessari per cucinare una determinata pietanza, con anche il video, la spiegazione di come realizzarlo a casa. Questo è un qualcosa che sta avendo anche un certo discreto successo nel nostro paese. Negli Stati Uniti sta avvenendo anche questa esperienza oppure è tutta italiana? Penso che sia più italiana. In America, per chi ci ha vissuto, sa che nelle case le cucine sono piccolissime, perché non si usa. Io non vedo la moglie del chairman che si mette ai fornelli a cucinare un 3 course per il marito, e non vedo il marito aspettare che la moglie cucina e si sieda a tavola. Mangia quello che le ha cucinato. E devo dire, thank God, come diciamo, grazie a Dio, così il nostro business va avanti. No, questo penso che sia più un concetto che può andare bene in Italia, anche perché in Italia c'è più la cultura di cucinare, la gente sa cucinare. Qua in America non c'è la cultura di cucinare a casa, a meno che non è proprio quell'occasione per celebrare qualcosa, eccetera. Quindi è un concetto che non ha funzionato e non funziona. Questi kit con tutti gli ingredienti, c'era una compagnia che l'ha fatto, diciamo, una compagnia quotata in borsa, Blue Apron, che ti mandava il kit con tutte le spiegazioni, eccetera,
è fallita praticamente. Qual è il futuro a questo punto della ristorazione italiana di qualità? Potevo farti questa domanda anche un anno fa, però insomma dopo la pandemia sicuramente ci sono delle novità. Come lo vedi? Parlo proprio di qualità, parlo diciamo dell'esperienza di alla Sorrentino, insomma quella che tu vuoi promuovere. Sì. Beh, allora come dicevo, io lo vedo che la ristorazione, la forbice tra la ristorazione casual e fast casual e quella diciamo di qualità più alta si sta ancora aprendo di più, in between, in mezzo non c'è poco e ci sarà sempre di meno. Fast casual e casual avrà una tecnologia ancora maggiore. Quando parlo di tecnologia devo dire i costi saranno ancora rivisti di più, se si possono eliminare determinate posizioni saranno eliminate, mentre la ristorazione diciamo di qualità di un certo livello sarà ancora più cara, nel senso chi vuole un rapporto con il maître d', con il sommelier, con il proprietario, con lo chef, questo rapporto umano verrà pagato premium. Io con i nostri ristoranti noi miriamo diciamo a quell'1% che può permettersi diciamo determinati costi, e attualmente devo dire la verità, vedo che purtroppo i ricchi stanno facendo più soldi e i poveri purtroppo stanno diventando più poveri. C'è quella famosa, come dicevo prima, forbice tra i ricchi e i poveri si sta aprendo ancora di più, purtroppo. Gianfranco, siamo in chiusura, però io ho un'ultima domanda per cercare di comparare come vivono i ristoratori oggi negli Stati Uniti e come lo stanno vivendo la stessa pandemia in Italia. Oggi i ristoratori in Italia denunciano soprattutto l'incertezza, perché da un giorno all'altro si comunica che devono chiudere, che non possono aprire, escono notizie in cui avvisano che molto probabilmente riapriranno anche i ristoranti la sera, invece di contro subito dopo c'è un passare dalla zona gialla alla zona arancione, quindi con una chiusura ulteriore dei ristoranti. In tanti iniziano anche a pensare che la strada giusta sia quella della disobbedienza civile. Ci sono alcuni ristoratori in Italia, in più parti d'Italia, che hanno deciso, in barba alle disposizioni vigenti, anche di aprire comunque i loro ristoranti e rischiare quanto ovviamente possano subire in caso di controlli e di sanzioni relative. E esiste anche negli Stati Uniti questa tendenza a cercare comunque in qualche modo di sopravvivere, perché dobbiamo anche dare delle giuste attenuanti, seppur bisogna comunque capire che bisogna rispettare le regole. Posso aggiungere una cosa? Qui c'è un'altra problematica legata anche al ruolo degli importatori e dei distributori legati al Made in Italy nella ristorazione italiana, cioè si unisce tutto quanto, non c'è solo la condizione difficile dei nostri ristoratori, ma anche di coloro che i prodotti poi li cercano, li portano qui, li consegnano. Certo, specialmente quelli, per rispondere alla questione di Letizia, specialmente quei piccoli produttori italiani che fanno della qualità il loro portafoglio, hanno dei grossi problemi, perché questi prodotti vengono venduti al 90%, al 95%, vengono venduti ai ristoranti, e se i ristoranti sono chiusi, il retail non li compra. Vorrei ricordare che il retail dei liquori e vini, il business del retail, è aumentato del 57% durante il coronavirus qua negli Stati Uniti. Però questo 57% è stato praticamente gestito solo dai grossi marchi, Antinori, Frescobaldi, o dai nomi famosi che gli americani conoscono, come Barolo, Chianti, Brunello. I piccoli produttori artigiani, che l'Italia è così forte, purtroppo hanno perso il mercato. Nessuno conosce il pallagrello nero, nessuno conosce il gaglioppo, nessuno conosce il frappato.
Gli ultimi due sono calabresi, li conosco. Esatto. Non è solo, diciamo, per i ristoratori e per il mondo della ristorazione. Scusa? Quindi dicevo che la domanda che aveva posto il mio collega non riguarda solo il mondo della ristorazione, riguarda proprio tutto quanto un indotto. Sì, esatto, esatto. E questi importatori distributori hanno grossi problemi perché il 95% del loro business era con i ristoranti e quindi hanno perso il 95% del business. Chi non lavorava con il retail, con i negozi, non ha business. Quindi, come dicevi tu, appunto, tutta la filiera che sta soffrendo, assolutamente. Per quanto riguarda l'altra domanda, che se me la ripeti, scusa. Volevo sapere se c'è una sorta di inizio di disobbedienza civile, quindi una volontà dei ristoratori a provare a rimanere aperti anche se le disposizioni vanno nella direzione della chiusura. E qua, purtroppo, a differenza dell'Italia, in America c'è la certezza della pena, cioè se fai una cosa del genere ti chiudono. C'è stato un italo-americano che in Staten Island ha riaperto il ristorante, vendeva liquori, è stato arrestato il giorno dopo. Arrestato. Ci sono state delle proteste, però, ovviamente. Proteste, sì, abbiamo fatto la protesta a Times Square, erano 2.000, 3.000, 4.000 persone. Però, come sai, la realtà americana è molto, ma molto differente da quella italiana. Qua c'è la certezza della pena. Se tu sbagli, la paghi, insomma. È chiaro. Benissimo. Allora, Gianfranco, io ti ringrazio veramente tanto per essere stato con noi. Speriamo presto che tu possa riaprire i tuoi ristoranti e speriamo anche di poter venire a gustare le tue prelibatezze. Letizia, organizzeremo a New York sicuramente per andare ospiti da Gianfranco, perché ecco l'importanza che tu hai raccontato. Ma prima del... i tuoi ristoranti, però qualcosa di aperto Gianfranco lo ha adesso, no? Sì, sì, certo. Anzi, se posso finire dicendo che io sono talmente positivo che noi abbiamo investito in uno dei nostri ristoranti, ci stiamo espandendo, abbiamo preso il secondo piano, stiamo aggiungendo 60 posti a sedere ai 70 già esistenti e prenderemo 20 persone in più nel nostro settore. Dacci l'indirizzo di questo ristorante. 33 West 54th Street. E allora per ora se lo godranno soltanto i fortunati che risiedono a New York, visto che i voli oramai dall'Italia per New York diventano sempre più difficili da fare. Io ringrazio di nuovo Gianfranco Sorrentino per essere stato con noi. Speriamo di poterci rincontrare presto, sia virtualmente ma magari anche in presenza. Grazie Gianfranco. Grazie a voi. Grazie Letizia, come sempre abbiamo degli ospiti che possiamo definire dei testimoni privilegiati, veramente delle grandi personalità che tengono alta la bandiera tricolore all'estero, negli Stati Uniti. Grazie Letizia. La vita è la vita. Grazie a voi. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro con OK Italia Parliamone. Arrivederci a tutti.